notizie dicono che innanzitutto tra poche ore dovrebbe iniziare lo sbarco dei migranti della Sea-Watch, perché sono 7 paesi dell'Unione Europea che hanno dato la disponibilità. Lei come vede, diciamo, quella che sembrerebbe essere la conclusione di questa vicenda? Il governo italiano ne esce molto male perché non si doveva aspettare la disponibilità degli altri paesi europei. L'ho sempre detto, se stanno delle persone in mare che rischiano di morire, il governo ha l'obbligo giuridico di farle sbarcare nel nostro territorio, prestare assistenza e poi giustamente pretendere con forza che ogni paese dell'Unione Europea faccia la sua parte. Questo è un tema, come dire, che abbiamo sempre sostenuto, ma non è che dobbiamo, come dire, usare quest'arma del ricatto politico sulla pelle della povera gente per tenerle in mare a 0 gradi, col mare forza 8, col rischio di compromissione della salute o addirittura di morte, in attesa di un balletto politico tra i governi senza volto umano dell'Europa. Cioè, il tema, quindi, credo che sia un'ulteriore brutta pagina, diciamocela tutta comunque, che se non ci fosse stata la mobilitazione che abbiamo messo in campo, soprattutto noi sindaci, di tutto questo non si sarebbe parlato, le persone stavano in mezzo al mare, avremmo continuato a contare più morti. Quindi diciamo che abbiamo messo in campo questa operazione non solo di sensibilizzazione, ma anche un'operazione giuridica e di salvataggio concreto di vite umane, grazie a quella parte del paese che ha contrastato l'antigiuridicità della condotta del governo e la disumanità della condotta del governo.